Il ruolo del coro in quest'opera è evidentemente preminente, proprio perché Brecht e Kurt Weill vogliono in qualche maniera rappresentare l'alienazione, un mondo del tutto stralunato, privo di contatti con la realtà. Questa Mahagonny è una città del tutto immaginaria, denuncia, diciamo così, di questo mondo consumistico basato solo e unicamente sul denaro, sulla soddisfazione dei piaceri materiali. È un coro tremendo che riassume tutti i concetti più biechi, più tristi, diciamo, di questo mondo dove tutto è permesso, du darfst du. È il motto, infatti, che lui dice: tu puoi fare tutto quello che ti pare. E all'epoca era un argomento sicuramente di rottura, irrompeva con una forza notevole. Era un po' figlio di tutto un po' l'espressionismo tedesco, pensiamo a tutta l'ironia, a tutta la crudele ironia che presiede alle sinfonie di Mahler e poi dell'espressionismo tedesco di Berg e di Schoenberg. Siamo nel 1930, siamo in pieno neoclassicismo, in piena diatriba fra il mondo neoclassico, capitanato da Stravinsky e poi da Hindemith, e il mondo invece espressionista dodecafonico, capitanato appunto da Schoenberg, da Berg e da Webern. E Weill è, diciamo, una terza via che poi finisce però per influenzare moltissimo tutta la musica che verrà. Per cui utilizza frammenti, canzonette, tanghi, tutto ciò che viene un po' dal basso. Però Weill, per l'appunto, proprio perché è un mondo verklärte, entartete, cioè trasfigurato e degenerato in qualche maniera. Trasfigura, appesantisce, stona, diciamo, come se qualcuno modificasse i tratti di un volto oppure lo imbruttisse apposta, proprio a testimoniare la degenerazione, l'abbrutimento di questi Mahagonnys, di questi abitanti di questa città, votata poi alla distruzione.